che è vero, non è solo alle cose che vedo che devo credere, anche alle cose che mi sono state riferite. Chiedete sempre, con l'aiuto del vostro tribunale della ragione, questa cosa è giusta, è vera, è buona. Quando? Perché sappiate che sulla vita degli esseri umani non c'è il gradino numero 1 e non c'è neanche il gradino numero 100. Il gradino numero 1 e il gradino numero 100 non esistono sulla terra. Perché il gradino numero 1 è quello che voi avete chiamato il diavolo. E si trova il gradino numero 100 è quello che voi avete chiamato Dio. Dovete sapere che il gradino numero 100 non c'è. Il gradino numero 100, attenzione, il segreto ve lo dico, è il gradino del desiderio più grande che abbiamo sulla terra, della perfezione. Non esiste. Il gradino della colpa è il gradino numero 1. Quando io ho fatto del male mi sento sul gradino numero 1. Bambini, dopo che avete parlato della religione, avete parlato della gentilezza, avete parlato della legge, avete parlato della giustizia, quello che io vi voglio dire è che non esiste nessuno sulla terra che è in grado di dire che tutta la verità è mia e tutto il torto è tuo e viceversa. Non esiste sulla terra tutta la giustizia, non esiste tutta la perfezione, non esiste tutta la bellezza. La verità cambia man mano che ci incontriamo con gli altri, scambiamo il nostro pensiero, studiamo e comprendiamo. E molte volte tutto ciò che ci sembra vero, col tempo possiamo anche scoprire che non è più tanto vero, non è più tanto giusto. Quindi dovete imparare a, man mano che crescete, a distinguere. La Chiesa c'ha una regola, c'ha 10 regole e ve le diranno i preti, le 10 regole. La legge c'ha 1 milione di leggi e molte volte neanche gli stessi avvocati lo sanno. Io ne ho una sola e ve la dico. Una sola regola, faccio io. Ogni volta che noi facciamo qualcosa di buono e lo facciamo per il bene degli altri, per il maggior numero possibile di persone, in quel momento abbiamo fatto il bene. Se ogni volta che il nostro comportamento farà bene soltanto a noi e male agli altri, abbiamo fatto il male. Se il bene si misura sulla base di quanto rendiamo felici gli altri e di quante persone sono felici per mezzo delle cose che facciamo, più persone felici riesco a far diventare, più ho fatto il bene. Questa è una regola che io mi sono dato da quando ho cominciato a fare il bene. Se poi va bene o va male, chiedetelo al vostro tribunale della ragione. Ognuno esprima quello che ha detto. Credo che ricorderò per parecchio tempo la giornata di oggi, perché abbiamo discusso di cos'è importante, perché come ha detto la maestra Grazia martedì, noi siamo gli adulti del futuro e credo che dobbiamo crescere con le buone intenzioni. Ed è come quello che non si.
sarebbe che direi. Quando dico che non è così il mondo che vorrei. Non si può sorvolare le montagne, non puoi andare dove vorresti andare. Sai cosa c'è? Ogni cosa resta qui. Qui si può solo piangere. E alla fine non si piange neanche più. Ed è come quello che non c'è, che